Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo video molto molto importante. Perché è importante? Non sono uno che risponde solitamente a critiche, attacchi, frecciatine, perché ho talmente tanto lavoro che mi faccio davvero i cazzi miei perché devo lavorare. Però mi sono preso oggi 5 minuti per parlarvi e per chiarirvi alcune cose, perché vorrei davvero che non passasse un messaggio sbagliato quando ci sono altre persone che cercano di travisare la realtà. Allora, sul mio canale ci sono solitamente due tipi di critiche. Ci sono le critiche ai contenuti e le critiche alla persona, quindi a me, Emil Lazzaroni. Alla persona ne parliamo dopo, perché tanto sono due cazzate da dire, ma non è questo il fulcro del video. Il fulcro del video sono le critiche ai contenuti. A me vanno super bene le critiche ai contenuti, le accetto volentieri, sono molto molto aperto a confrontarmi. Perché? Perché il mio canale, contrariamente a quanti di voi, molti di voi magari pensano, non è seguito da ragazzini o solo da ragazzini dai 16 ai 20 anni, ma buona parte del mio canale sono laureati e gente 25 ai 34 anni ed è gente che ha studiato, quindi ci sono nutrizionisti, ci sono medici, ci sono biologi, ci sono ricercatori, ci sono laureati in scienze motorie che seguono il canale e lo guardano perché sono appassionati di fitness. Alcuni di loro sono anche miei clienti e succede ogni tanto che magari sotto un video ci siano delle critiche da parte di queste persone. Ben venga, sono il primo a chiedere di farle. Perché? Perché mi permettono di capire che magari in un determinato argomento ho sbagliato. Quindi se una persona viene e mi dice: guarda Emilio, la penso così, perché? Perché? Perché sono ben disposto a mettere in gioco quello che ho detto e se ho sbagliato a rimediare. Come? Beh, l'ultimo video che ho fatto, uno degli ultimi video sulle intolleranze e allergie, alcuni di voi mi hanno pure scritto su Instagram dove era finito il video, l'ho cancellato perché sotto mi sono reso conto dai commenti che c'erano varie persone che conoscono meglio di me la materia e quindi avevano detto che avevo detto un po' di stronzate nel video e l'ho cancellato senza problemi, perché quello che mi preme davvero è che su questo canale passino informazioni di qualità e che vi possano aiutare a migliorare. Quindi se faccio un video in cui sbaglio, vi chiedo scusa, io sono umano come tutti, non ho sempre la verità, ci sono argomenti di cui magari penso di conoscere bene le cose e poi mi rendo conto che non è così. Quindi avevo fatto questo video, per esempio, uno degli ultimi, tipo quest'anno hanno cancellati 4 così, no? Quindi avevo fatto questo video spiegando le differenze tra intolleranza e allergia, avevo detto delle stronzate e l'ho cancellato. A me vanno bene le critiche, sono ben volute e sono contento perché mi aiutano a migliorare. Però purtroppo qui casca un po' l'asino. Perché? Perché sul mio canale ci sono essenzialmente 3 video che io chiamo video breakthrough, e adesso vi vado a spiegare perché, hanno un po' suscitato scalpore ovunque. Mi sono arrivati, quando li ho pubblicati, mi arrivano tuttora screenshot di youtuber che mi insultano, screenshot di gente che parla male di me, screenshot di gruppi Facebook dove mi prendono per pazzo, eccetera eccetera. Questi 3 video sono: primo, quello con Edoardo Baldini dove ho spiegato l'inutilità dei BCA; il secondo, quello dove ho spiegato i limiti che un natural ha a livello di genetica nella crescita muscolare; e il terzo è quello in cui dicevo che un dopato che sta sul divano guadagna più massa muscolare rispetto a un natural che si allena in palestra. Allora, perché li chiamo breakthrough? Perché questi sono video che vi dicono cose che nessuno vi ha mai detto e che probabilmente nessuno vi dirà mai, per un semplice motivo. Questi video sono frutto delle più recenti ricerche in ambito scientifico che sono pubblicate solo e solamente in inglese. Ora, il 99% degli youtuber e di chi fa divulgazione non me ne voglia, ma l'inglese non lo sa. Non lo sa leggere, non sa leggere una ricerca scientifica in inglese. Quindi, salvo quei 4, 5, 10 che lo sanno fare e lo fanno molto bene, gli altri si devono attaccare al cazzo, no? Quindi è ovvio che quando sentono determinate cose non sono disposti ad accettarle. Però io vorrei farvi capire una cosa: quando io faccio questi video cito sempre gli studi scientifici, cioè io faccio da ambasciatore, faccio da messaggero. Non vi ho mai detto: ragazzi, io penso nella mia esperienza che le cose siano così. In quei 3 video e in quasi tutti i video che io faccio vi riporto gli esiti di determinati studi scientifici, non vi riporto la mia opinione. Quindi se volete attaccare qualcuno dovreste andare a cercare gli scienziati e i ricercatori che hanno fatto quegli studi e prendere per il culo loro. Perché se io vengo a dirvi: ciao, tuo papà è morto in un incidente, non è che dovete incolpare me perché vostro papà è morto in un incidente, che non lo auguro a nessuno, è un esempio brutto, ma è per farvi capire il significato del messaggio, no? Quindi se io faccio un video in cui dico che i BCA sono inutili o che il limite della crescita muscolare è quello da natural e non ci si scappa, o che c'è uno studio che dice che se ti dopi e stai sul divano i muscoli ti aumentano di più che allenarti da natural, ragazzi, ma andate a leggervi gli studi e prendetevela magari con chi li ha fatti questi studi, perché io non c'entro niente, non sono un ricercatore, io vi porto quello che leggo. Quindi la critica ai contenuti va bene, ci sta, però ricordatevi sempre che sui contenuti sono quasi sempre frutto di studi scientifici e di informazioni che io ho studiato altrove
credere, che non sono idee mie. Ecco, questo è quanto. Se invece volete credere a delle persone che vi assolutamente convincono di essere natural quando non lo sono, di poter arrivare a certi risultati quando nessun altro al mondo nei loro modi ci è mai arrivato, fate pure. A me non interessa chi seguite, a me interessa che voi capiate qual è la verità. Le critiche personali. Ora qui, a dire il vero, non avete molta fantasia, cioè gli hater purtroppo si vede che non hanno molta fantasia, perché le critiche che mi rivolgono sono sempre tre: hai la fronte alta, sei nano e sei secco, no? Sempre queste tre cose che da 3 anni e mezzo mi sento dire. Allora, sul nano, vabbè, non ci posso far niente, quindi un po' come se uno vi prendesse per il culo perché siete biondi, cioè non, vabbè, anzi biondi potete anche tingervi, ma se avete un problema, che non è un problema, ma se avete un difetto come il mio, magari, che è quello di essere bassi, non ci potete far nulla. Quindi va bene. Allora, il fronte alta idem ad essere basso, cioè non ci si può fare nulla. Ora il secco, io sono stanco anche di dirlo, ma lo ridico perché magari le persone, le cose entrano e escono da là. Allora, a me, innanzitutto, chi mi vede dal vivo me lo dice sempre: sei più grosso che in videocamera, ma non è una giustificazione, non mi interessa. Quello che voglio dirvi è semplicemente: ci sono persone che dedicano la propria vita al diventare grosso, cioè non hanno nessun altro scopo nella vita se non quello di avere i muscoli più grossi. Ci sta, a me non interessa uno cosa fa con la propria vita. Io non ho l'obiettivo, e lo dico sempre, di essere estremamente grosso. Non me ne frega nulla di arrivare a 80 kg squartato. Io mi vado bene così, sono contento. Quando mi guardo allo specchio sto bene, perché quello che trasmetto io è un messaggio di fitness, quindi di piacersi e di andarsi bene. E non importa il tipo di fisico che uno ha. Se siete in salute, che non siete obesi, e lì invece sarebbe un altro discorso, e vi vedete bene allo specchio, quello è tutto ciò che dovete chiedere. Perché c'è gente a cui non frega un cazzo di avere le braccia di 50 cm o essere 120 kg di muscoli. Uno di quelli sono io. A me non frega un cazzo. Io so come ci si arriva lì, sia da nato ai limiti, sia da dopato con le bombe, ma non me ne frega niente di farlo. Perché? Perché c'è gente che nella vita ha la priorità assoluta di avere muscoli. Io la mia priorità assoluta è star bene, quindi avere una ragazza che mi vuol bene, che mi rispetti, avere una famiglia che stia bene, andare d'accordo con i miei amici, avere un buon fisico in salute, avere un lavoro che mi permette di guadagnare abbastanza per vivere ed essere tranquillo. Quello è il mio obiettivo di vita. Quindi a me va bene chi ricerca la massima ipertrofia estrema sia da natural che da dopato. Io quelle cose ve le posso insegnare perché l'ho studiato e so come si fanno, ma su di me non le pratico perché non me ne frega un cazzo di diventare così. Ok, vorrei che passasse questo messaggio, perché molte persone poi, ecco, qui di nuovo mi viene detto del secco come per dire: tu sei secco, quindi non puoi insegnarci determinate cose. Non so nemmeno come spiegarvelo, perché è una cosa talmente semplice da capire che ve la faccio capire con un esempio. Questo che vedete in sovraimpressione è l'allenatore di Usain Bolt. Ora, Usain Bolt, per chi non lo sa, è l'uomo più veloce della terra, quello che ha vinto più medaglie d'oro nei 100 e nei 200 metri ed è attualmente il detentore del record mondiale sui 100.000. Ora, secondo voi questo signore che avete appena visto sa correre i 100 metri in 9.58? È mai stato un campione del mondo 100 metrista? Ha un fisico da 100 metrista? Non mi pare, ok? E questo esempio lo posso fare con migliaia e migliaia di preparatori, di medici, di atleti, di persone, scusate, di atleti no, di preparatori, di allenatori, di coach, che seguono atleti campioni del mondo. Il fatto che una persona non pratichi ciò che predica non significa che non sappia fare le cose che predica o che le cose che predica non siano corrette. Io lo capisco e sono il primo a dirvelo che nel fitness il fisico dà credibilità. Perché se guardiamo online, i più seguiti sono sempre i bombati, perché chi ha muscoli automaticamente prende credibilità, perché dicono la mente della persona comune come ragiona. Questo è grosso, quindi sa come si fa. In realtà non è vero, perché chiunque si bomba e va in palestra a allenarsi un po' alla cazzo, grosso più o meno ci diventa, capite? Quindi non è vero che uno che è grosso sa come si fanno le cose. Semplicemente magari ha una genetica estrema, si prende un po' di bombe e sa come arrivare lì, fine. Quindi vorrei che vi piantaste in testa il concetto che il fisico non determina le conoscenze. Un esempio che io faccio sempre è Andrea Biasci. Anche lui spessissimo criticato perché non avendo il fisico da bodybuilder non può insegnare bodybuilding, però sta di fatto che Biasci ha tirato su un'aziendina come Project Invictus, che scrivono libri della Madonna. Sotto di lui ha medici, laureati, chimici, ricercatori che scrivono i suoi manuali, e quindi anche se Biasci non ha il fisico che dovrebbe dimostrare che conosce le cose, in realtà le sa benissimo più di tanti altri. Quindi ecco, dovete un po' staccare nella vostra testa
testa l'idea che il fisico di una persona corrisponde alle conoscenze che esso ha. Perché non è così. Non è assolutamente così. Non funziona in questo modo. Perché se uno ha un fisico in un determinato modo, a parte che potrebbe anche avere dei problemi che voi non conoscete e di cui non sapete nulla, cioè uno potrebbe anche avere dei problemi di salute, per esempio, e non poter avere un determinato fisico per qual motivo, e voi lo giudicate, pensate questo è un secco perché non si allena, quando in realtà magari quel povero ragazzo non può far nulla per cambiare la sua situazione. Quindi ve lo ripeto col cuore, le critiche ai contenuti ci stanno, vanno benissimo. Se io riporto degli studi scientifici, gradirei la educazione di non insultare me, perché se i BCA sono inutili e se le altre cose che ho detto sono riportate da alcuni dei massimi ricercatori mondiali, Alan Aragorn, Schoenfeld, McDonald, eccetera, io non ci posso far nulla, e magari prendetevela con loro. Le critiche personali, vabbè, esistono, esisteranno sempre. Alla gente è più facile dargli una martellata in testa che fargli entrare un'idea, quindi non capiranno mai che è inutile insultare la gente fisicamente perché non ci guadagnate nulla. E soprattutto sul fisico una persona non ci può far nulla, no? Se uno è basso, se uno ha la fronte alta, se uno ha il naso storto, se uno, cazzo ne so, ha la pelle cadente, quella vabbè si rimuove, ma era per dire qualcosa. Sapete che certi difetti fisici non possono essere corretti, quindi più di tanto potete continuare all'infinito a dirmi che sono nano, sono secco, ma questo è qua. Quindi ecco, questo era un po' il video per far chiarezza, spero che l'abbiate guardato fin qui, spero ovviamente che vi sia piaciuto. Vi ricordo che è uscito il mio libro L'arte dell'ipertrofia natural, trovate il link in descrizione se volete acquistarlo. A proposito appunto di questo argomento, se fossi un coglione che non sa nulla non avrei scritto magari 3 libri che hanno venduto oltre 5.000 copie in 2 anni, e probabilmente la gente poi non mi seguirebbe, no? Perché alla fine se uno non sa niente e spara cazzate, la gente dopo un po' si stanca anche. Questo era il mio video e grazie mille ragazzi per averlo guardato, e ci vediamo presto nei prossimi video in cui vi garantisco che saranno di nuovo di contenuti per aiutarvi e non una cosa di questo tipo. Ciao!